Buongiorno, bentornati o benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi è un giorno speciale perché è esattamente 8 di dicembre, quindi si fa l'albero. Perché lo dici insieme a me? Albero. 1, 2, 3. E adesso però è il momento della colazione. Oggi mi faccio un bellissimo tè. Allora, i miei preferiti, questo qui e questo qui alla vaniglia. Penso che oggi andrò con questo che è il mio top. E mangerò questi biscottini che sono buoni, buoni, buoni. Ragazzi, sono stata tipo 20 minuti a provare le facce di Snapchat. Avete presente il face swap? Adesso vi faccio vedere tipo lo swap tra me e Julie. Qui vabbè, beh, gli occhi azzurri è un trucco un po' così. Ma il più sconvolgente l'ho fatto con mia madre. Eccola qua, ragazzi. Il mio futuro. Comunque, adesso vado su ad editare il vlogmas di ieri e poi scendiamo e facciamo una torta, perché tempo fa avevo comprato il mascarpone, poi alla fine non ci ho fatto più nulla. E quindi ci facciamo la torta di mele col mascarpone. Wendy mi sta aiutando a portare giù tutte le cosette per l'albero, quest'anno argento e rosa come l'anno scorso. In pratica noi abbiamo lo stesso albero da 20 e passa anni, da prima che io nascessi. Tra l'altro, sapete cosa c'è stato? Stasera in TV su canale 6, infatti poi stasera vi avvertirò su Instagram. Il Grinch, visto che l'hanno tolto da Netflix, ho avuto quest'altra brutta notizia. Lo vedremo su canale 6. Già da stasera ci vediamo il Grinch su canale 6. Qui stanno mettendo a posto dei libri, non lo so. E questo è il nostro albero. Come vedete c'è anche lo scotch del 1999. Quello rosa invece è quello di 2 anni fa, o forse 3. Questo qui è quello dell'anno scorso. Quindi adesso piano piano si costruirà l'alberello. Prima era molto carino, tutto pieno di rami, di cose. Adesso sta cominciando ad essere un po' povero, un po' spoglio. Quando il Natale si impossessa di te, ragazzi. Anche gli occhiali ho cambiato. Peccato che non hanno la giusta gradazione. Ma comunque rispecchiano un po' l'albero di Natale di Kylie. Quest'anno è tutto dorato, quindi dai, un po' ci sta. Sei pronta a provarlo adesso? Quando... Non ti piace, ok mamma, prof, vedi un po' se ti piace così. Eccolo, sì, ti piace molto. Forse è meglio evitare. Quanto brillo. Dai, non mi vedo io con gli occhi. Primo step, aprire i rami dell'albero. Penso spelacchio. Ecco, spelacchio, quello famoso di Roma. Io volevo fare una timelapse dell'albero, ma in realtà è già stato creato. Quanto sarà alto quest'albero? Tu quanto sei alto? 1,80 è alto l'albero. Eccolo qui il nostro spelacchio. Adesso stiamo andando con le lucette. Bene, e io invece sto attuando l'operazione pranzo. Mia madre aveva iniziato il sugo con i pezzetti di calamaro, tipo teste, tentacoli e queste cose qui. Quindi mi sono messa e l'ho cucinato, così tempo che finiamo l'albero poi si mangia. Però come sapete io non mangio tradizionalmente, quindi per me dovrò fare qualcos'altro. Come da tradizione, all I want for Christmas is you. Si vede tutto. Vale. Porca madonna! Sono appena scoppiate le lucine. Forse era la canzone. Io sto fa la 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 la. È anche scoppiata la luce in tutta la casa, ragazzi. That's shocked ancora di più. Allora, ho pulito qui i fornelli, che dovete sapere è una delle mie mani più grandi. Appena sono sporchi io passo, pulisco. E per pranzo mi sto facendo questi, che sicuramente non tutti conosceranno. Sono gli shirataki. Questi sono fatti a spaghettini, ma io li trovo anche tipo fatti a riso, a noodles, eccetera. E sono di questa marca qui, anche se io preferisco quelli del marchio dietetico, non mi ricordo qual è. Comunque vabbè, ne trovate un po'. E questi qua sono famosissimi perché hanno soltanto 6 calorie per pacchetto. Cioè, una cosa sconvolgente. Logicamente il gusto non è quello degli spaghettini, però sono comunque buoni se conditi bene. Contengono pochi carboidrati, poche calorie e pochi zuccheri.
cucchieri sono ricavati dalla radice di konjac, come anche la spugnetta di Hello Buddy, tra l'altro, mi viene in mente ora. E appunto sono fatti così, sono dei vermicelli, voi li scolate, li passate sotto l'acqua calda e poi li cucinate come volete, anche sugo, pesto, cioè cose normalissime. Infatti io oggi vado a farli con zucchine, pollo e salsa di soia, con un po' di semini, le solite cose. Ecco il piattino finale, ci ho messo anche qualche nocciolina. Lo mangio con le bacchettine. E c'è Queen Mary con amici. Momento palline, le lucette sono arrivate in soccorso. Adesso inizia il design. Piano piano sta prendendo forma, anche se un po', non so come definirlo, un po' spoglio. Stiamo montando le perline lungo la scala. Adesso mi passa lo scotch, io monto le palle. E con l'avanzo che fai? Non te ne fai una collana? Comunque dai, direi che ha una provenza natalizia. Adesso c'è tutto il resto. Il bello è che io avevo acceso il computer, poi è saltata appunto la famosa corrente prima e adesso si è rispento, sperando che i video mi si siano scaricati su Final Cut, se no è un casino. Quindi adesso aspetto che si accende il PC e inizio l'editing, perché sono in straritardo. Teoricamente il Vlogmas sarebbe dovuto uscire in questo momento e invece uscirà tra, presuppongo, almeno un'ora di ritardo, almeno. Però contate che oggi è una giornata super relax natalizia, quindi abbiamo appunto fatto l'albero e dopo facciamo la famosa torta, che non so se ve l'ho detta prima, quella con il mascarpone e le mele. Siamo per fare la torta, è la prima volta che la proviamo, ma qui abbiamo l'assistente e iniziamo. Prima cosa, 4 uova, guardate che belle, poi sono bianche, bellissime. Giorgio, sei capace almeno a rompere le uova nella... Interime? Yes, of course. 4. Yes. Facci vedere il tuo metodo. Vai, sbatti ben benino. E one is done. Intanto che lei finisce con le uova, vi faccio vedere. Ho acceso il forno, così intanto lo scaldo. 200 gradi forno statico. Qui abbiamo appena finito con il quarto uovo. Leggiamo il prossimo step. Qui le sbatte, poi aggiunge 200 grammi di zucchero. Quindi facciamo la stessa cosa. Aspetta, prima fammi pesare lo zucchero e poi le sbattiamo. 200 di zucchero. Anche se io la farei un po' meno zuccherosa. Quindi ce ne 150. Mettiamo 100. 100. Che è già troppo, raga. Cioè, guardate quanto zucchero è. Cazzo, 200? Ma stiamo scherzando, infatti. Sbatti, ci stiamo. Ora, in teoria sono 2,50 di mascarpone, quindi tagliamo sì a metà della confezione e l'aggiungiamo a questo composto. Lo aggiungiamo piano piano mentre mescoliamo. Sì, non farli fare troppo in salto. E fino a qua potrebbe essere un benissimo un tiramisù. Adesso 200 g di farina versati un pochino alla volta, sempre nel mentre. Poi se vedete che è troppo sporca ai lati, prendete un leccard e pulite il bordino. Ora una bustina di lievito vanigliato al composto. Ci sono andata a tagliarci le mele, ci mettiamo un po' di cannella. In teoria nella ricetta non c'è la cannella, però con le mele regala morte sua. Quindi vai giù di cannella macinata. Vai, 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 vai. Beh, almeno una bella spolveratina. Poi qui c'è un'altra mela che vado a tagliare dopo e le fettine le andiamo a disporre sopra la torta. Mescoliamo, poi penso che sia finita in teoria. Adesso versiamo l'impasto. Ho imburrato i lati e sotto c'è la carta forno. Guardate com'è super creamy. Ora stiamo 3 ore così. Rifai. Dai, no, basta. Ah, certo, devo leccare la spatola. Sotto la cappa. La capra cappa. Adesso devo tagliare questa pazzesca mela che peserà mezzo chilo. Taglio, io non so capace di tagliare la mela, ve lo dico. Cioè, non ho proprio pazienza, guardate la piattezza di questa mela. E adesso hanno fatto le fettine
così, non troppo spesse e non troppo sottili, perché sennò si brucia. Guardate che carina, dai, è la prima volta che dispongo le mele così a rosellina. E adesso zucchero e ci andiamo sopra, così fa tipo la crosticina. Allora, se avete il forno statico, 180 gradi, 45 minuti. Se l'avete ventilato, 170, sempre 45 minuti. Allora, io l'ho messo statico, quindi 180, ripiano basso, così non si brucia. E ci vediamo tra 45 minuti. Sembrava una ricetta proprio come quella su Real Time. Sono troppo felice perché è uscita la sesta puntata di Legacies, che è quella dove c'è il ritorno di Joe, tra virgolette. Sono la mia coppia preferita insieme ad Alaric, quindi non vedo l'ora di vederla. E io lo guardo, per chi me lo chiedesse, su Il Genio dello Streaming. Intanto qui il vlog si sta per caricare, quindi intanto metto in carica anche la puntata. Mamma mia ragazzi, ho appena finito di vedere questo episodio, le lacrime. Questo è quello che mi succedeva ogni volta che vedevo The Vampire Diaries, cioè le lacrime ad ogni singolo episodio, soprattutto verso le ultime stagioni. Comunque bellissimo, molto carino, finora il mio preferito logicamente. Adesso contate che sono quasi le 8, vado a vedere un po' dei vostri commenti sotto il vlogmas di oggi e poi dopo vi faccio vedere la torta come è venuta. Ragazzi, comunque ho ritrovato il calendario dell'avvento, era praticamente cascato qua sotto, io non ci avevo minimamente pensato, infatti ieri non l'abbiamo aperto e adesso andiamo e apriamo non una ma due caselle. Dobbiamo aprire 7, che è questo qui, prodottino labbra, ed è una soft matte lip cream nel colore Vienna, che io già ho tra l'altro la full size. Niente, non sono destinata a tenermi niente se sono calendario. E poi di oggi apriamo la 8, che sarà quindi un illuminante. Yes, ormai si riconoscono le confezioni. Colorazione Candy Cloud, questo mi ispira assai, lo svocciamo. Allora, è olografico anche questo, ma da quanto ho capito un po' tutti. Lì c'è Gwenda che intanto si stiracchia. Questo illuminante è pazzesco, sembra, perché vedete è tipo uno champagnino con riflessi rosa. Wendy? Wendy? Ah, grazie. Andiamo a far vedere la torta come è venuta? Vai, andiamo. Allora, devo dire, l'unica cosa è che la torta non l'ho tenuta a 45 minuti, ma un po' di più, perché il mio forno è un forno vecchio. Comunque, guardate l'alberello PS, com'è bello quando è tutto buio, famosa più scena. La tortina è questa qui. Tra l'altro, piccolo PS, secondo me la spolverata di zucchero sopra viene meglio con quello di canna che non con quello normale. Infatti non si è proprio super caramellizzata, però è venuta bella alta, sembra anche molto soffice. Quindi adesso la vado a staccare, che poi voglio assaggiarne un pezzettino. Come vedete dentro è venuta bella morbidosa, poi ancora un po' caldina. L'unica cosa è che mi si brucia sempre il bordo, cioè se avete qualche consiglio ditemelo, perché boh, non capisco, non capisco se è il forno. Gusto più che pazzesco. Mascarpone non si sente niente, aggiunge solo calorie, yes! Guardate cosa ha imbastito la mia camerina di Natale! Tutto lì che passa come un passaggio segreto e poi qui va a finire nel reparto sotto il comodino. Non è proprio Tumblr, certo così è un po' psichedelico, però ti piace? Ma si impazzisce. 3, 2, 1, reaction. Ah, Giorgia, mostra un po' di finto entusiasmo. No, dai, non vedi com'è Tumblr? Anch'io ce l'ho le lucine. Sei una loser proprio. Ho appena finito di cenare, non vi ho fatto vedere cosa ho mangiato, ma erano delle gallette col Philadelphia, il petto di pollo fatto tipo fesa di tacchino per intenderci, insalata e sempre i soliti semini, raga. Io vi dico, mangio sempre le stesse cose, a circolo così, ma sempre le stesse. Poi sono le 9:40, il Grinch è iniziato, mio padre è andato a vedere la partita, io, mia madre e mia sorella siamo giù a guardare il Grinch. Ecco qui, Wendy, calcini veloci, Jordan, Grinch alberello, io lo amo con la sua panzona. Grinch appena finito, come sempre bellissimo. Adesso mi faccio la mia skincare notturna prima di andare a dormire. Devo assolutamente pettinarmi i capelli che oggi ho tenuto così, cioè non ho avuto il coraggio di slegarli perché quando li ho ricci non riesco a gestirli, cioè i primi 2-3 giorni sì, poi dopo. Quindi domani devo assolutamente rilavarli. Detto ciò, il vlog di oggi finisce qui. Sono stanca, fare l'albero è una cosa distruttiva, in più avete visto tutte le cose che ci sono successe. No vabbè, quindi vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al vlogmas di domani. Ciao.